Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'undicesima parte di Parliamo di Manga. Allora, oggi vi parlo di un manga che hanno fatto pochissimi volumi. Non è un manga adatto a tutti. Diciamo che... particolare. Il manga di cui voglio parlarvi sono Le mie palle. Questo qui. Ecco, come vedete si chiama Le mie palle. La trama, vi dico subito la trama, non c'è moltissimo da dirne la trama, dietro non c'è scritto. Praticamente questo ragazzo, che è un ragazzo di 19 anni mi pare, che abbia 19 anni, o no, comunque vabbè, un ragazzino che era ubriaco, era andato in un vicolo per far pipì, e c'è stato un duello tra un angelo e la regina, tipo dei demoni. È successo qualcosa, adesso non mi ricordo, e la regina è stata bloccata dentro il testicolo, dentro un testicolo di questo ragazzo. Quindi lui per tutto il manga non deve venire per non far uscire di nuovo la regina dalla distruzione. Quindi ci sono tantissime cose, cercano in ogni modo di farlo, eiaculare. Lui ci prova, cioè è innamorato di una, lei quando è ubriaca tipo è una zoccola. Succedono veramente tantissime cose. Adesso vi faccio vedere i numeri, vi dirò il prezzo, chi l'ha fatto e niente. Cominciamo. Primo numero. Secondo numero. Cioè, vi dico, non c'è molta differenza tra un numero e l'altro, eh. Terzo numero. Quarto numero. Come vedete, sembrano tutti uguali. Quinto numero. E sesto numero. Questo è l'ultimo. È uscito... non so quando è uscito, qua non c'è neanche scritto. Comunque è per un pubblico adulto, è un ecchi. E niente, allora, prezzo 6,90€, riprendiamo il primo. Eccolo. Dicevo, prezzo 6,90€, fatto da Takahiro Segushi, testi di Shigemitsu Harada. Infatti adesso vi leggo quello che c'è scritto dietro, che non è comunque la trama. Se eiaculo, l'umanità verrà sterminata. Sto per iniziare una battaglia un po' porcella. Dal pandemonio è arrivata la diavoletta Ellis, che sarebbe lei. Colui che salverà la Terra dal pericolo Kota. Vabbè, sì, per un pubblico adulto. Adesso vi faccio vedere una scena, tipo questa. Aspetta. Tipo questa. Poi un'altra, tipo ogni pagina, quasi. Tipo questa. Si vede molto, però si vede i suoi pantaloni in lezione. E niente, c'ha la sovracopertina. Sotto è arancione. Dietro è bellino, c'è la sfera, bellino. E niente, voto a questo manga, io devo essere sincero, fino al quinto il voto era veramente alto, sarà stato 8, 8 e mezzo. La fine, perché il sesto è l'ultimo numero, è finito, non mi è piaciuto tantissimo, potevano farlo in un'altra maniera, quindi il voto è arrivato a 7 e mezzo, come alla fine. Niente, io ve lo consiglio, leggetevelo, il prezzo vabbè è un po' alto perché sono quasi 7 euro per un manga che comunque si legge abbastanza velocemente, non è grandissimo. Niente, mettete un like, un commento, iscrivetevi e condividete, condividete, condividete. Ciao!